Ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, il DPCM con le regole della fase 2B, bere il caffè al bar, tagliare i capelli, incontrare gli amici, insomma, ecco cosa si può fare e cosa no. Regioni decidono date e protocolli, Liguria anticipa sulle palestre, per esempio. La regola numero uno è rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro. La numero due è avere sempre la mascherina di fatto obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso. Il consiglio è invece prenotare. Riaprono bar, ristoranti, negozi e parrucchieri, musei e chiese, ma il Covid è ancora fra noi e non tutto sarà ancora consentito. Basta autocertificazione all'interno della regione, ma resta il divieto di assembramento. Insomma, da lunedì 18 maggio cambiano ancora le nostre abitudini con alcune differenze territoriali. In Piemonte, ristoranti e bar riaprono il 23 maggio. La vicina Liguria anticipa il via libera a palestre e piscine. Coronavirus fase 2, De Luca non firma l'intesa con l'esecutivo, non scarichi tutte le decisioni sulle regioni, ha detto dopo l'ennesimo vertice con i governatori che dopo 1 mese di pressing per avere allentamenti diversificati del lockdown si sono opposti alle linee guida dell'INAIL, riuscendo a ottenere il via libera a un protocollo condiviso che si attenga comunque ai principi dell'istituto. Il governatore Campano ha accusato Roma di scaricare opportunisticamente tutte le decisioni sugli enti locali. Coronavirus, i dati, gli attualmente positivi scendono sotto i 70.000, 145 nuovi decessi, raddoppiano i guariti in Lombardia, sono 675 i nuovi positivi per un totale di 225.435 casi, includendo nel conto anche i decessi e i guariti. L'aumento era stato più alto l'altro ieri, 875. Secondo il quotidiano, l'aggiornamento fornito dalla Protezione Civile, il numero totale di attualmente positivi è di 68.351, cioè 1.836 assistiti in meno rispetto all'altro ieri. Il numero delle persone attualmente malate in Italia quindi scende sotto le 70.000 unità. Lombardia, in regione, l'emendamento leghista per rendere visibile le guardie venatorie. L'appello del WWF è così e si fa un regalo ai bracconieri. Chiediamo alla regione di non fare un regalo ai bracconieri e questo l'appello lanciato dalle guardie venatorie volontarie lombarde del WWF impegnate in prima linea nella lotta al bracconaggio. Puntano il dito contro un emendamento proposto dal consigliere leghista Floriano Massardi che prevede l'obbligo di indossare un giubbino e un copricapo ad alta visibilità per prevenire incidenti. L'emendamento è stato già approvato in Commissione Ottava e la prossima settimana dovrebbe andare in aula per la votazione, ma le guardie lombarde chiedono di eliminarlo. Giù le mani dalla Lombardia, sul Libero la difesa della sanità regionale a firma di Formigoni, che è stato condannato per tangenti nella sanità regionale, appunto. Quotidiano della famiglia Angelucci, re delle cliniche private, ospita l'intervento dell'ex governatore regionale, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nell'inchiesta sul caso Maugeri San Raffaele. Il Celeste difende Fontana e Gallere, attacca Governo e 5 Stelle, reo di voler mettere le mani sul pirellone. Nel 2019 i giudici di Cassazione avevano motivato la pena nei suoi confronti parlando di mercimonio della propria funzione. Notizie da Napoli e dalla Campania. Riapertura del 18 maggio, pubblicata l'ordinanza di De Luca con le linee guida. Pubblicata l'ordinanza numero 48, emanata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha però fornito ancora le indicazioni che dovranno eseguire gli esercizi commerciali e tutte le attività imprenditoriali che riapriranno dopo il lockdown. La data quindi del 18 maggio rappresenta uno spartiacque perché riporterà le persone all'interno delle strutture commerciali. Schiamazzi e musica alta di notte, arrivano i carabinieri. Do un pugno in faccia a uno di loro. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, insieme a quelli della compagnia Centro, hanno arrestato per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale un 27enne già noto alle forze dell'ordine e denunciato per disturbo della quiete pubblica a altre 3 persone. Un residente di Via Tasso ha contattato durante la notte il 112, segnalando musica ad alto volume e schiamazzi provenienti da un'abitazione vicina.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Stangate in arrivo per chi non mette la mascherina e multe da 500 a 3.000 euro. Il governatore Zaia annuncia il giro di vite. In queste ultime 24 ore ha detto ci sono arrivate una miriade di foto di persone che non hanno la mascherina o ce l'hanno al collo. Ancora stop a tatuatori, centri termali e discoteche. Il mondezzaio lasciato dopo il festino alcolico, il sindaco dice cretini. Bottiglie, bicchieri e altre cartacce abbandonate lungo la pista ciclopedonale del canale Pia Vesella verso Fontane Chiesa Vecchia. Marco Serena, primo cittadino di Villorba, annuncia un'indagine, saranno visionate le telecamere. Covid e mercato immobiliare, crollo della richiesta del 70% nella Marca. Lentamente il settore sta riprendendo forza. 5 proposte di acquisto raccolte nella settimana tra l'11 e il 16 maggio a Treviso, con una trattativa media sul prezzo richiesto dal proprietario inferiore al 2%. Sfreccia a 116 km all'ora in centro al paese, stangato un 21enne. Il giovane è stato sanzionato con una multa da 544 euro dalla polizia locale di Povegliano dopo non aver rispettato i limiti di velocità presenti a Camalò. Una stagione sul sofà, insomma la nuova webserie dello stabile del Veneto Eventi a Treviso. Comunista irreducibile, operaio in pensione ormai dedito alla cura dell'orto di casa, residente in provincia di Padova, è costretto alla reclusione domiciliare forzata a causa della sua recidiva e ripetuta positività asintomatica al Covid-19. Iuri Libero è il protagonista dell'omonima webserie teatrale ideata e scritta da Matteo Righetto per il Teatro Stabile del Veneto, interpretata da Valerio Mazzuccato e diretta dal regista Giorgio Sangati, che giovedì 21 maggio alle ore 19 debutta in prima assoluta sui canali social del teatro, appunto su Facebook, Instagram e YouTube, all'interno del palinsesto di una stagione sul sofà. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Aperture, insomma, la nuova ordinanza di Federica recepisce le linee guida concordato da Stato e Regione, avrà validità fino al 3 giugno. Tutti i dettagli su chi apre e con quali misure. Avrà validità dalla mezzanotte appunto di oggi fino al 3 giugno la nuova ordinanza firmata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, la numero 14, che recepisce le linee guida concordato da Stato e Regioni. Ex studentessa del Collegio del Mondo Unito di Duino, arrestata in Egitto. Si tratta di Lina Talà, cofondatrice e direttrice di un sito egiziano di informazione indipendente. Un'ex studentessa del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino è stata arrestata in Egitto e si tratta appunto, come dicevamo, di Lina Talà, che è la cofondatrice e direttrice del sito egiziano di informazione indipendente Mada Masr. Fase 2, Gorizia studia nuove aree pedonali, Ziberna pensa a una promenade da via 24 maggio a via Boccaccio, ma si punta anche a valorizzare piazza Vittoria e piazza Sant'Antonio. Domani si riparte, scrive il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, riapriranno bar, ristoranti, negozi, parrucchiere, barbieri e altre attività, non tutti comunque. Alcuni preferiscono attendere ancora qualche giorno per capire meglio come attuare le disposizioni anticontagio. A tutti un grande augurio, anche ai tanti altri che torneranno al lavoro, ma ci sarà anche chi, almeno in questa fase, rimarrà a casa perché il lavoro non c'è più oppure è condizionato dall'effettiva ripresa economica. Non sarà una ripartenza facile, ha detto, la tanta voglia di ripartire sarà condizionata dalle misure anti-Covid, ma anche dalla paura di una seconda ondata di contagi. Vandali in azione al Parco Ardito Desio di Udine, nell'area verde di Via Lombardia, panchine divelte, cestini rovesciati o pieni di rifiuti. I vandali in azione appunto nelle scorse ore al Parco Ardito Desio di Udine. Questa mattina nell'area verde di Via Lombardia la situazione era desolante, con panchine divelte, cestini sradicati e rovesciati a terra o pieni di rifiuti. Degrado e inciviltà segnalati dagli stessi residenti del quartiere, stanchi di subire atti di devastazione, oltre ai continui assembramenti di persone, spesso senza mascherine, nonostante le disposizioni anti-Covid. Giornata di interventi di soccorso in montagna, 4 gli incidenti che si sono registrati sui sentieri del Friuli Venezia Giulia.
4 gli interventi del soccorso alpino registrati al momento sulle montagne e sui sentieri del Friuli Venezia Giulia. Il primo si è verificato nella tarda mattinata nel Maniaghese, al confine tra i comuni di Maniago e Montereale Valcellina, nella zona del Monte Fara. Tra le 10.45 e le 12, 8 tecnici del soccorso alpino hanno tratto in salvo una donna di Mortegliano e il suo cane, con manovre di corda per recuperarla in sicurezza da un infido canalone. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.